stavamo commentando che poteva essere un bel inizio un'intervista con te su questo, mi sembra giusto. Ma senti, io credo che, ed è una cosa che effettivamente meditavo ora che stavo finendo di scrivere un po' le note, in questa strada che ha percorso la Vernaccia nella ricerca continua del confronto, io vedo una vitalità che spesso nelle denominazioni italiane non esiste. Quindi credo ci sia la voglia di fare un tipo di ricerca all'interno del loro, diciamo, della loro produzione che ci dà, devo dire a tutti noi fra l'altro, la possibilità di ampliare molto le nostre vedute. Quindi partiamo dal presupposto, una manifestazione di questo tipo secondo me può tutte le volte, mi piace anche l'idea che tutte le volte c'è un conduttore diverso, perché ognuno ci mette del suo, ognuno dà la sua linea e però lavora in concordia con il consorzio. Credo che questo aspetto del confronto con la Francia sia da mantenere, mi fa piacere che la Presidente abbia detto che comunque continueranno a farne altri per il resto d'Italia, mi sembra interessante, ma questo sono riusciti a dare un appuntamento che è fondamentalmente divertente e avvincente, cioè io qui ci vengo sempre molto volentieri e da parte di tutti c'è la voglia di mettersi in gioco. Io oggi non voglio nemmeno stare a parlare vino migliore, vino, non è questo in questo momento che ci interessa, poi ognuno ne scriverà, farà quello che crede. Quello che dico però è che si discute e si approfondisce in qualche modo da quando è iniziata questa manifestazione. C'è una cosa fondamentale, è che oggi l'immagine della Vernaccia è veramente cambiata sulla critica. Poi giustamente si dice sempre c'è un successo di critica e si spera ci sia anche un successo di pubblico, perché sai, non si chiacchiera ma poi però devono vendere, io questo lo capisco benissimo. Però indubbiamente l'immagine che aveva la Vernaccia anni fa si è stravolta in positivo, questa è la mia idea. Poi quando questo arriva al consumatore probabilmente un po' di passaggio c'è da fare. Grazie.